Buongiorno, mi sono arrivate 4 PCR negative in corso di terapia. Oggi siamo al 30 giugno 2021. Vi spiego un attimino i concetti. Con la terapia classica, con la terapia che leggiamo sui libri, c'è il problema che continuare il farmaco dopo i 30 giorni innesca tossicità. Quindi a 30 giorni dobbiamo interrompere la miltefosina o il glucantime o l'antimoniato, perché altrimenti continuare con la terapia porta a intossicazione, non in tutti ma in qualcuno. Però cosa succede? Quando finiamo la terapia a 28 giorni, i famosi 28 giorni, non abbiamo eliminato completamente i parassiti dal cane. Tecnicamente dovremmo continuare la terapia fino a che il numero di parassiti presenti nel cane sia zero o diventa talmente basso che il sistema immunitario riesce a compiere il suo lavoro. Questo si può fare sì, ma ci vuole un approccio particolare, non posso dare un dosaggio come quello scritto sul prontuario. Questo porterebbe all'intossicazione. Nel tempo, perché ragazzi io questa cosa l'ho raccontata tante volte, a me è morto il cane da bambino con la leishmania, potevo avere io 10 anni più o meno, quindi io andai a fare veterinaria già col pensiero che dovevo capire come era morto il mio cane, poi scoprì vedendo le analisi che era morto di leishmania, avevo questa battaglia aperta con la malattia e quindi ho fatto prove anche sbagliando fino a trovare il giusto dosaggio di farmaco che permette sia per la miltefosina sia per l'antimoniato di meglumina, le punture, di arrivare a continuare la terapia fino alla negativizzazione parassitologica. Guariscono tutti? Quasi tutti. Ci sono i soggetti che non guariscono, ne abbiamo uno che è resistente all'aminosidina, alla glucantime, alla miltefosina, alla lupurinolo, quindi questo abbiamo seri problemi, ma fortunatamente su 10 pazienti 9, facendo i giusti trattamenti, guariscono. Importantissimo, il cane non svilupperà mai l'immunità nei confronti della malattia, quindi qual è la seconda strategia più importante oltre alla terapia fatta bene? È evitare che il cane si rinfetti. E il nostro lavoro in telemedicina è quello di aiutarvi a portare la terapia a compimento e evitare che la riprenda. Ora stamattina mi sono commosso perché un'amica, ormai diventati amici per me, lei non aveva il citologico, è per giunta sanitaria, quindi capisce, l'avevo mandato a Milano al controllo, mi aveva chiamato il collega, mi ha detto il cane sta benissimo, l'avevamo visto per una bruttissima situazione dermatologica, si pensava che non guarisse, la proprietaria pensava che non sarebbe mai tornata indietro, cioè pensava che avremmo perso il cane. Gli esami sono perfetti a metà terapia, la situazione è rientrata, abbiamo un midollo negativo, continueremo con tutto il protocollo, ma questo ha buone speranze di non avere più problemi. Io vi dico che personalmente ho un veterinario, ci sono anche veterinari che non hanno cani, ma io personalmente ho due cani che hanno avuto la leishmania tanti anni fa e non hanno più la malattia, ormai non fanno nulla danni, addirittura hanno il titolo negativo. Molti pazienti che io ho in clinica, che sono stati curati per leishmania perché qui è zona endemica, quando ripetiamo le analisi, ormai sono curioso, e hanno addirittura il titolo negativo. Avere il titolo negativo è l'ultima cosa che si negativizza, cioè una volta negativizzato il titolo il parassita non c'è più. Quindi queste sono soddisfazioni, vi mando un bacio, se mi volete contattare lo faccio per lavoro, quindi se mi volete mandare un messaggio organizziamo per poter aiutare pure voi. Un bacio.